Ciao, mi chiamo Chicco. Sono un minuscolo seme di grano e questa è la mia storia. Una storia che inizia con il tocco gentile di mani umane e si intreccia con il ritmo eterno della natura. Era una mattina fresca d'autunno quando tutto ebbe inizio. Mi trovavo in un grande sacco di juta, insieme a migliaia di altri chicchi come me. Eravamo stati raccolti alla fine dell'estate, quando il campo era stato mietuto. Le spighe, una volta dorate e rigogliose, erano ora un ricordo. Ci avevano separati dalle nostre piante madri, ma portavamo dentro di noi la promessa della rinascita. Un giorno, saremmo tornati alla terra. Quel giorno arrivò quando un uomo robusto, con il volto segnato dal sole e le mani callose, aprì il sacco. Lo fece con un gesto deciso e attento, come chi sa di maneggiare qualcosa di prezioso. Poi, con un movimento fluido, iniziò a spargerci in un campo. Sentii il vento freddo di ottobre sfiorare la mia superficie liscia mentre venivo lanciato in aria. Cadendo, vidi il cielo per un istante. Era di un azzurro intenso, punteggiato da qualche nuvola bianca. Poi, toccai la terra. La terra era scura, umida, profumata. Era accogliente, come un abbraccio. In pochi istanti, una macchina passò sopra di noi, spingendoci dolcemente nel terreno. Mi ritrovai sepolto a pochi centimetri dalla superficie, circondato dal buio e dal calore della terra. Non ero solo. Intorno a me c'erano altri chicchi, ciascuno con il proprio destino, ma legati dallo stesso scopo. Non potevo vedere nulla, ma sentivo la presenza della vita intorno a me. Passarono giorni, forse settimane. Il tempo sembrava scorrere lento, ma la terra era viva. Ogni tanto sentivo il peso di un piede umano o il passaggio di un animale sopra di noi. Poi, arrivò la pioggia. All'inizio furono solo poche gocce, come un sussurro, ma presto divenne un tamburo incessante che colpiva la superficie. La terra si insuppò e le gocce scivolarono verso di noi, portando con sé freschezza e nutrimento. Fu allora che qualcosa dentro di me si risvegliò. Una forza antica, primordiale, iniziò a pulsare. La mia scorza esterna, dura e protettiva, cominciò a cedere. Era come se un segreto, custodito gelosamente, stesse finalmente venendo alla luce. Una piccola radice iniziò a spingersi verso il basso, cercando la solidità della terra. Era fragile, quasi timida, ma determinata. Allo stesso tempo, uno stelo minuscolo cominciò a crescere verso l'alto. Era come se fossi attratto da una forza invisibile, un richiamo del cielo. La mia lotta per emergere fu lunga e faticosa. Il terreno era pesante, e ogni millimetro guadagnato richiedeva uno sforzo immenso. Ma non mi arresi. C'era una luce sopra di me, una promessa di calore e di vita. Quando finalmente raggiunsi la superficie, il sole mi accolse con un calore gentile. Era come un sorriso dopo una lunga attesa. Guardandomi intorno, vidi che non ero solo. Intorno a me, altri germogli verdi spuntavano dalla terra, fragili ma pieni di vita. Eravamo una nuova generazione, una promessa di abbondanza per il futuro. Il vento ci accarezzava e le nostre foglie giovani si piegavano dolcemente al suo passaggio. Era come una danza, una celebrazione della vita. Con il passare delle settimane, cresci. Il mio stelo si allungò, le mie foglie si allargarono e il mio verde brillante divenne più intenso. Ogni giorno il sole mi nutriva con la sua luce e la pioggia portava con sé l'acqua necessaria per il mio sviluppo. Le mie radici si spingevano sempre più in profondità, trovando i nutrienti nascosti nella terra. Mi sentivo forte, connesso al mondo intorno a me. Poi, un giorno, accadde qualcosa di straordinario. In cima al mio stelo iniziò a formarsi una spiga. Era un processo lento e meraviglioso. All'inizio era solo un piccolo rigonfiamento, ma con il passare dei giorni si trasformò in una struttura complessa e affascinante. La spiga era la mia eredità, il mio contributo al ciclo della vita. Al suo interno, decine di chicchi come me stavano nascendo. Ero orgoglioso, consapevole di essere parte di qualcosa di più grande. L'estate arrivò, portando con sé il suo calore intenso. La spiga maturò, diventando dorata e piena di vita. Intorno a me, il campo ondeggiava come un mare d'oro sotto il vento. Ogni giorno era un inno alla bellezza della natura. Sapevamo che il nostro tempo stava per finire, ma non c'era tristezza. Era il ciclo della vita e noi ne eravamo parte. Un giorno, il suono di un macchinario riempì l'aria. Era la mietitrebbia, che si avvicinava lentamente. Sapevamo che sarebbe arrivato quel momento, ma c'era una certa emozione nell'aria. Quando la macchina raggiunse me, sentii un leggero tremore mentre venivo separato dalla pianta madre. Fu un addio silenzioso, ma pieno di gratitudine. Mi ritrovai in un grande contenitore, mescolato con altri chicchi.
Era l'inizio di una nuova avventura, una che avrebbe portato la mia essenza molto più lontano di quanto avessi mai immaginato. Ma non avevo paura. La terra mi aveva dato forza, il sole mi aveva dato energia, e ora ero pronto per ciò che sarebbe venuto. Quando fui raccolto, mi trovai in un mare dorato di altri chicchi come me, stipati in un grande contenitore metallico. Era una sensazione strana. Dopo mesi passati nel silenzio del campo, ora ero circondato da un'energia vibrante. Sentivo le voci degli operai, il ronzio delle macchine, il rumore dei trattori. Era come se il mondo, fino ad allora distante e sconosciuto, si fosse improvvisamente rivelato. Il viaggio cominciò quasi subito. Venimmo trasferiti da un contenitore all'altro, sollevati da pale meccaniche e scaricati in un camion enorme. Il rumore era assordante, ma c'era un'eccitazione che attraversava ogni chicco. Stavamo per lasciare il campo, il luogo che era stato il nostro mondo per tutta la nostra esistenza. Non sapevamo cosa ci aspettasse, ma c'era una strana fiducia nell'ignoto. Il camion percorse strade lunghe e polverose, passando attraverso villaggi e città. Ogni tanto, uno spiraglio di luce entrava nel contenitore e potevo intravedere case, campi e persone. Il viaggio durò diverse ore, finché non arrivammo a destinazione. Un grande molino. Era una struttura imponente, con enormi silos e macchinari che sembravano non dormire mai. Appena scaricati, ci trovammo in un ambiente completamente nuovo. Venimmo separati in diversi lotti e spinti all'interno del molino. Era un luogo di trasformazione, e lo capii subito. Fummo lavati, privati di ogni impurità, e poi trasportati verso enormi macine. Qui, il mio corpo subì la prima grande trasformazione. Fui schiacciato, ridotto in polvere fine, diventando farina. La sensazione di essere scomposto in qualcosa di così piccolo fu strana, ma non dolorosa. Era come se mi stessi dividendo per diventare parte di qualcosa di più grande. La farina che derivava da me venne mischiata con altre, setacciata e lavorata fino a ottenere una consistenza soffice e uniforme. Non ero più un singolo chicco, ma parte di una massa bianca, pura, pronta a essere trasformata in cibo. Dopo il processo di macinazione, fui confezionato in sacchi e trasportato in un pastificio. Qui iniziò un nuovo capitolo della mia vita. La farina venne mescolata con acqua, formando un impasto elastico e omogeneo. Era un processo magico. Vedevo l'impasto prendere forma, passare attraverso trafile e trasformarsi in una miriade di formati di pasta. Fu allora che diventai un maccherone. Passai attraverso una trafila che mi modellò in un tubo cavo e perfetto, della giusta lunghezza e spessore. Venne tagliato, essiccato lentamente e poi confezionato insieme a migliaia di altri maccheroni. Ora ero parte di un gruppo completamente nuovo, destinato a portare nutrimento e gioia sulla tavola di qualcuno. I pacchi di pasta furono caricati su camion e trasportati ai supermercati. Mi ritrovai sugli scaffali, in una confezione trasparente che lasciava intravedere la mia forma perfetta. Le persone passavano, guardavano, sceglievano. Poi, un giorno, una mano gentile mi prese e mi mise in un carrello. Era una donna, con un sorriso caldo e uno sguardo attento. Mi portò a casa sua, dove iniziò la fase più importante della mia esistenza. Nella cucina, la donna aprì il pacco e versò me e i miei compagni in una pentola di acqua bollente. L'acqua era calda, avvolgente, e iniziò a trasformarmi ancora una volta. Diventai morbido, elastico, pronto per essere assaporato. Quando fui scolato, la donna mi mescolò con una salsa profumata, fatta di pomodoro, basilico e un tocco di olio d'oliva. Mi trovai infine su un piatto, sotto una luce calda e accogliente. La donna mi portò a tavola, dove una famiglia sorrideva e parlava. Quando venni preso con una forchetta e portato alla bocca, sentii una soddisfazione profonda. Era il momento per cui ero stato creato: nutrire, donare energia e felicità. All'interno del corpo umano, il mio viaggio continuò. Durante la digestione, fui scomposto in nutrienti essenziali: carboidrati, proteine, vitamine. Ogni parte di me venne assorbita e distribuita attraverso il sangue, diventando energia per muscoli, cervello e organi. Fu un processo straordinario, e per la prima volta mi sentii davvero parte del mondo. Ma non tutto di me venne assorbito. Una parte del mio corpo proseguì il suo viaggio attraverso l'apparato digerente, fino a essere espulsa come scarto. Non era la fine, ma l'inizio di un nuovo capitolo. Dopo essere stato espulso dal corpo umano come scarto, pensai che il mio viaggio fosse finito. Eppure, il ciclo della vita aveva ancora molto in serbo per me. Mi ritrovai tra i rifiuti organici, mescolato ad altri scarti alimentari, come bucce di frutta, verdure appassite e avanzi di pane. Era un ambiente nuovo, caotico, ma allo stesso tempo vibrante di vita.
La decomposizione era già iniziata e un esercito invisibile di microbi lavorava instancabilmente per scomporci e trasformarci. Venni raccolto insieme agli altri rifiuti organici e trasportato in un grande impianto di compostaggio. Qui, la temperatura e l'umidità vennero controllate con precisione per accelerare il processo di trasformazione. I microbi, i veri protagonisti di questa fase, si nutrivano di noi, spezzando le nostre molecole e trasformandoci in un humus ricco e scuro, colmo di nutrienti. Questo processo, apparentemente caotico, era in realtà una danza perfettamente orchestrata dalla natura. Dopo alcune settimane, fui trasformato completamente. Non ero più riconoscibile come chicco o maccherone. Ero diventato parte del compost, un materiale fertile pronto a nutrire nuova vita. Venni confezionato e distribuito agli agricoltori che utilizzavano il compost per arricchire i loro campi. Un giorno mi ritrovai di nuovo sparso su un terreno. Era primavera e il sole brillava alto nel cielo. La terra era fresca e umida, pronta per accogliere i semi di una nuova stagione. Mi sentii parte di qualcosa di più grande, il ciclo eterno della vita. Con il tempo, il compost di cui facevo parte venne assorbito dalle radici delle piante. Le molecole che un tempo mi appartenevano vennero trasformate in nutrienti per le giovani piantine di grano che iniziavano a crescere. In un certo senso, ero tornato a casa. Le piante si allungavano verso il cielo, le loro foglie verdi catturavano la luce del sole e le loro radici si ancoravano saldamente alla terra. Ma il mio viaggio non era ancora finito. Durante le piogge primaverili, alcune particelle di me vennero dilavate e trasportate dai ruscelli. Seguendo il flusso dell'acqua, iniziai un nuovo viaggio, questa volta verso il mare. Attraversai fiumi tortuosi, attraversando paesaggi mozzafiato, boschi rigogliosi, pianure sconfinate e città brulicanti di vita. Ogni passo del viaggio era un incontro con nuove forme di vita. Nell'acqua dolce, fui accolto da pesci, alghe e microbi che mi utilizzarono come fonti di nutrimento. Quando finalmente raggiunsi il mare, il mondo intorno a me cambiò radicalmente. L'acqua era salata, immensa, senza confini visibili. Qui, entrai a far parte di un ecosistema ancora più vasto e complesso. Nel mare, fui inglobato da minuscoli organismi, come il fitoplancton. Attraverso un processo chiamato fotosintesi, queste minuscole creature utilizzarono l'energia del sole per trasformare le molecole di cui ero parte in energia e sostanze nutritive. Divenni parte della base della catena alimentare marina, un ruolo cruciale per sostenere la vita nell'oceano. Da lì, iniziai a risalire la catena alimentare. Un piccolo pesce si nutrì del fitoplancton, assorbendo una parte di me. Poi, un pesce più grande mangiò quello più piccolo, portando me e le mie molecole ancora più in alto nella rete della vita marina. Alla fine, un pescatore catturò uno di questi pesci e lo portò al mercato. Non avrei mai immaginato che il mio viaggio mi avrebbe riportato alla tavola di un essere umano. Questo nuovo capitolo era un'ulteriore dimostrazione di come la natura non sprechi nulla. Ogni particella, ogni molecola, ogni atomo viene continuamente riutilizzato, trasformato e reintrodotto nel ciclo della vita. Anche quando la mia parte marina fu consumata, il ciclo continuò. Alcune delle molecole di cui facevo parte tornarono alla Terra attraverso scarti organici, altre vennero rilasciate nell'atmosfera e altre ancora finirono di nuovo nell'acqua. Ogni frammento di me era destinato a percorrere infiniti viaggi, intrecciandosi con altre forme di vita e con il respiro stesso del pianeta. Alla fine, compresi che non esiste una vera fine. Ogni chicco, ogni molecola, ogni frammento di materia è parte di un ciclo eterno che si rinnova costantemente. La mia storia non è solo la mia. È la storia della terra, del mare, del cielo e di ogni creatura che vive e respira. Sono il chicco di grano, ma sono anche molto di più. Sono parte del grande respiro del mondo, un testimone del miracolo della vita che si ripete, ininterrotto, da miliardi di anni. Grazie per aver visto il video. Se ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un bel mi piace e iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Ogni settimana troverai nuovi video interessanti e sarò felice di averti ancora con noi. Ci vediamo nel prossimo video, pronti a scoprire insieme qualcosa di nuovo. A presto!